il libro che è stato preparato e stasera sarà presentato racconterà, vuole dare al nostro territorio, ridare al territorio una storia che ha dei secoli, nata nel 1600, continua oggi con la presenza dei frati e che ha vissuto momenti culminanti con la presenza in questo convento di tanti frati santi. L'esperienza che noi faremo e facciamo è un'esperienza per far nascere nel cuore di tanti cristiani e anche non cristiani l'amore all'arte attraverso la conoscenza di questo luogo che per tanti anni è stato luogo di formazione alla vita francescana e alla vita cristiana. Il mio percorso in questo progetto è relativo alla vita di Santa Caterina come donna e come simbolo di verità, di fede, di libertà e soprattutto di amore. Un amore divino che l'ha collegata a Dio attraverso il matrimonio mistico, come avrete modo di vedere nell'iconografia esposta quando alla fine del programma stabilito noi andremo a visitare. Santa Caterina è una donna, oltre che santa e martire, è una donna con valori universali e per me rappresenta un mito in questa era di tecnologia e di insomma di troppo consumismo, per cui si eleva al di sopra di tutto e di tutti. Però non ho voluto solo parlare di Santa Caterina come donna e come martire, ma anche come colei che si erge al di sopra delle miserie della vita e riesce a stabilire un rapporto con gli uomini e ci propone l'amore in Cristo e ci dà la speranza per l'eternità. Allora, queste due bellissime ragazze rappresentano la diciottenne Santa Caterina, che era una principessa bellissima, figlia di nobili, e portano in mano la palma, simbolo di Santa Caterina, della fedeltà in Gesù Cristo. Poi hanno la corona in testa che rappresenta le origini nobiliari di Santa Caterina. E purtroppo non abbiamo trovato la ruota né la spada, comunque la vedrete nell'iconografia che sarà presentata successivamente. Santa Caterina è entrata nella leggenda e sembra quasi una favola, una fiaba moderna. Questa donna sapiente, intelligente, capace di farsi valere nel suo credo. E queste bamboline che venivano date alle ragazze nubili. Noi invece stasera le consegneremo a tutte le donne presenti in sala. E queste catarenelle rappresentavano la protezione della santa sulle ragazze nubili da marito. Voi sapete benissimo che Santa Caterina, oltre ad avere i simboli, la ruota dentata, la spada, la palma, ha avuto anche nella cultura popolare degli esempi che la rappresentano come protettrice dei mugnai, dei panettieri, delle estetiste, dei ceramisti e dei filosofi, degli studenti. Insomma, Santa Caterina è la protettrice di molte persone. Tra i vari simboli di Santa Caterina, oltre ad avere la ruota dentata, la spada della decapitazione, inoltre anche altri simboli che la rendono famosa, abbiamo anche il gelsomino, un fiore che indica amore divino, purezza
e grazia divina. Questo fiore, se è puro e indica anche la purezza di Santa Caterina, è formato da 5 petali che assomigliano a una stella e sono profumatissimi. È uno dei simboli, ripeto, che testimoniano la purezza di Santa Caterina. Benvenuti in questo contesto storico-culturale della parrocchia di Santa Caterina e del convento di Santa Caterina d'Alessandria, e siamo ospiti qui per volere del parroco Don Mimmo Silvestro. Don Mimmo Silvestro, diciamo, curiosando un po' gli archivi della Chiesa, non ha trovato un'opera che potesse racchiudere la storia del convento e la storia di Santa Caterina e la storia dei frati minori che l'hanno succeduto, per cui ha voluto creare un'opera che prende il nome di la chiesa di Santa Caterina e il convento di Santa Caterina a Grumo Nevano, che racchiudesse un po' per i posteri tutte le cose e tutte le vicende che si sono avvicendate naturalmente nel corso di questi anni in questo convento. Al verbo della vita. Soave profumo di donna, i palpiti del tuo cuore hanno inciso nella mente le rotte della verità. Delicato fiore di speranza, la profondità del tuo filosofare ha donato agli ignari la libertà di scegliere. Pura sposa di Gesù, hai ricevuto da lui, nelle braccia della madre, l'anello dell'ineffabile amore. Nobile principessa del mondo, le lusinghe del perfido Massimino non hanno condotto il tuo spirito alle terrene vanità. Tu, fulgida stella del martirio, hai testimoniato a tutti il senso della croce di Cristo, donandoci la speranza dell'eternità. Dal signore di Grumo Nevano di allora, che era il marchese Carlo Loffredo, il quale donò i terreni che gli aveva ereditato dalla moglie Vittoria Brancaccio per costruire questo convento. Quindi è un convento che risale alla fine del Cinquecento. Egli venne volle poi che fosse abitato da monaci, da lui scelti, che erano i monaci conventuali riformati. Chi erano i conventuali riformati? Erano monaci che seguivano la regola di San Francesco, però in un modo molto più rigido, molto più selettivo, ed erano molto ammirati dal popolo per essere molto osservanti e religiosi, e il popolo li chiamava i barbanti perché avevano delle lunghe barbe. Questo è un momento importante di questo convento. Un altro momento importante fu poi, dopo alterne vicende, il 1669, perché in quell'anno il nuovo signore di Grumo Nevano, che era il principe di Tocco, su richiesta dei suoi, diciamo, protetti,
cosa fece? Restaurò la chiesa, che era stata danneggiata terribilmente da un terremoto. E allora, per la prima volta, la chiesa cominciò ad avere dei cambiamenti e fu allungata la navata e poi fu dipinta l'affresco, cioè fu dipinta la tavola veramente, con l'apoteosi di Santa Caterina che si trova proprio sull'altare maggiore. E fu impreziosita anche da un dipinto del famoso pittore Luca Giordano, il quale dipinse la morte di Giovan Giuseppe della Croce. Un altro dipinto anonimo fu aggiunto in quegli anni di Sant'Alessio. E siamo arrivati così alla fine del Seicento. Il principe di Tocco fece anche un'altra cosa molto importante. Siccome l'ordine dei conventuali riformati si stava estinguendo, donò questa chiesa agli Alcantarini. Gli Alcantarini che erano un ordine diciamo nuovo per quanto riguarda i francescani, che prendeva il nome dal fondatore, che era Pietro di Alcantara, lo spagnolo. Questo Pietro di Alcantara aveva riformato ancora di più in senso molto rigido e molto anche, vogliamo dire, pieno di zero la regola di San Francesco. I suoi adepti si chiamavano scalzi, perché tra le altre imposizioni, tra le altre regole da osservare, essi andavano scalzi completamente anche d'inverno. L'inverno, diciamo sull'Aprile, nel nevischio, nelle strade piovose o fangose, camminavano scalzi. In seguito poi questa regola fu attenuata e fu dato il permesso che almeno d'inverno potevano avere i sandali, non le scarpe, ben inteso. Questi padri, chiamati scalzi, in seguito furono chiamati proprio dal fondatore, quando fu canonizzato, Alcantarini. Gli Alcantarini si diffusero in tutto il sud Europa e arrivarono ad avere ben 20 province in Italia. Però man mano questa estensione si diminuì. E comunque loro hanno il grande onore di aver avuto nel loro ordine molti santi. Oltre a Pietro d'Alcantara ricorderò soltanto due innanzitutto. Uno è Pasquale Bailon, cioè che viene venerato proprio anche in questa chiesa, anche se nell'immaginario collettivo questo è il convento di San Pasquale, invece no, è di Santa Caterina d'Alessandria. Abbiamo presentato quest'opera che il parroco Don Mimmo Silvestri ha voluto, diciamo, assolutamente esternare un po' a tutti i grumisi. Quest'opera raccoglie un po' tutte le vicende del convento e la storia di Santa Caterina, questa santa grandiosa che abbiamo stasera menzionato in tantissime occasioni, in occasioni culturali con la poetessa Carmelino Iannicello, quando abbiamo menzionato la poesia dedicata a Aung San Suu Kyi, il fiore birmano, e una donna straordinaria che è stata privata della sua libertà, premio Nobel della pace. La affianchiamo al valore storico, culturale, religioso di questa grandissima santa. E stasera abbiamo menzionato anche e invocato la santa affinché potesse proteggere le donne del mondo. È una santa questa che ha avuto una temerarietà, è stata premiata da Cristo nel matrimonio mistico ed è stata alla fine, nonostante ha subito tantissimi martiri, è stata decapitata ma poi ricomposta dagli angeli e portata sul monte Sinai. Santa Caterina d'Alessandria è stata una grande, per questo noi la invocamo, perché possa proteggere in qualche modo le donne dal femminicidio, dai martiri che ancora subiscono nel mondo.
Con orgoglio ho partecipato a questa manifestazione, perché le manifestazioni culturali fanno bene allo spirito e fanno bene anche un po', diciamo, in questo momento storico in cui non si dà tanta importanza alla cultura ed è difficile sostenerla la cultura. Io come membro dell'associazione degli ex alunni del liceo Durante di Frattamaggiore, con la professoressa Teresa Maiello, che stasera, diciamo, ha riscoperto alcune verità sul percorso che il convento dei frati minori hanno fatto, diciamo, dagli albori dell'inizio del loro insediamento in questo convento ad oggi. La professoressa Maiello è una donna di grande cultura che ci insegna giorno per giorno ad andare avanti, a sostenere la cultura sul territorio, a cercare in tutti i modi e con ogni mezzo di tenerla viva, perché la cultura va sostenuta, la cultura è, diciamo, alla civiltà, e mira alla civiltà di un popolo, a migliorarne le qualità, e credo che quando ci si intende fra persone civili sicuramente si possono sempre trovare gli accordi. Il lavoro di questa sera va soprattutto focalizzato sull'opera che il parroco ha voluto fortemente, la chiesa di Santa Caterina, il convento Santa Caterina d'Alessandria, il convento in Grumonevano. Quest'opera, diciamo, il parroco ha chiesto un contributo di 10 euro per poterla acquistare, perché potesse realizzare un sogno. Il suo sogno, oltre a quello che già ha realizzato fino adesso, è quello di riaprire il Cineteatro Sole. Il Cineteatro Sole, diciamo, il parroco non lo apre per vedere i film, ma solamente perché vuole dare, ridare, restituire probabilmente al popolo grumese, ma anche al circondario, quel lavoro che in parte è già stato fatto dai suoi predecessori. Padre Erasmo Parente aveva aperto il Cineteatro Sole, ne abbiamo, io mi ricordo da piccolo, abbiamo utilizzato per tantissime manifestazioni culturali. Tornando all'associazione degli ex alunni che io rappresento, anch'io faccio parte del membro direttivo come la professoressa Maiello, noi ci interessiamo a tenere viva la cultura sul territorio, e quindi gli eventi culturali che organizziamo mensilmente, ma non solo culturali, perché poi da solo la cultura, voglio dire, potrebbe certe volte non attirare tutte le persone. Noi vogliamo attirare anche le persone magari più semplici, quindi organizziamo anche degli incontri, dei simposi, delle feste, dei momenti di goliardia in un ristorante con tutti i soci della nostra associazione. La nostra associazione vanta più di 800 soci e ci sono, diciamo, tra questi, voglio dire, persone di ogni età, ma noi abbiamo già detto prima, la professoressa Maiello volge sempre la sua attenzione verso i giovani, perché la sua passione, la forza, diciamo, del nostro sociale sta nei giovani. Quindi l'organizzazione, diciamo, è tra i giovani, con i giovani e anche senza i giovani, e soprattutto in occasione della quarta edizione della Gon Politikos, una gara di greco antico che noi facciamo ogni anno in aprile con delle delegazioni che rappresentano le eccellenze di greco di tutti i licei classici d'Italia, comprese le isole, ospitiamo queste persone per tre giorni sul nostro territorio, perché possono fare la gara di greco presso il liceo Durante di Frattamaggiore.